questa sera concluderemo un po' una prima fase generale, introduttiva, e inizieremo a trattare quelli che sono stati i modelli teorici con cui, diciamo, in passato sono state descritte le fasi, i procedimenti, le operazioni del percorso alchemico di sgrossamento, raffinazione e trasmutazione della materia prima del laboratorio e ovviamente anche in particolare del complesso psicofisico dello stesso alchimista, dell'alchimia interiore, che è quella che poi più mi interessa e probabilmente più interessa a voi. Allora, nell'alchimia più antica, e quindi parliamo dell'alchimia del periodo greco-alessandrino, nei primi secoli d.C. e anche in quella successiva araba, il modello più utilizzato è legato al numero 3. In pratica ai tre principi, zolfo, mercurio e sale, anche se poi con questi nomi vengono trattati poi soltanto nei testi arabi. Infatti diciamo, nei testi in greco si parla di una melanosi, cioè di una fase attiva dove l'alchimista volontariamente attiva un processo di macerazione, destrutturazione del proprio composto, soprattutto della propria personalità identificata, della propria individualità. Poi si parla di una leucosi, cioè di una fase, di un momento più passivo, dove in certo senso è la stessa natura rinnovata, purificata del composto che attiva una nuova fase rigenerativa. E poi alla fine si parla di una iosi, cioè di una fase conclusiva di sintesi, dove grazie alle due fasi precedenti l'operatore è in grado di portare avanti un lavoro creativo, proiettivo, che prima non era in grado, non aveva energia per fare. Diciamo, più tardi, soprattutto in Europa, diciamo, si comincia a parlare anche di un modello legato al numero 4, cioè ai quattro elementi, terra, acqua, aria e fuoco, alle quattro stagioni. E allora si comincia a parlare di una nigredo in latino, opera al nero, legata all'autunno, all'elemento terra. Si parla di una viriditas, opera al verde, legata all'inverno, all'elemento acqua. Poi si parla di un albedo, opera al bianco, legata alla primavera, all'elemento aria. Infine, quella conclusiva di una opera rosso, rubedo, legata all'elemento fuoco, all'estate. Poi ci sono anche altri modelli che tratteremo poi negli incontri successivi, legati al numero 7, cioè ai sette pianeti classici, oppure al numero 12, ai 12 segni zodiacali. Comunque, si tratta sempre di modelli teorici, che non bisogna mai prendere in considerazione in maniera molto schematica, rigida. Perché in effetti non segnano dei confini ben precisi, netti, tra, diciamo, le caratteristiche, gli effetti di una fase e quelli della fase successiva. E neppure, diciamo, hanno la stessa intensità, la stessa durata, cioè le stesse fasi, le stesse opere, quando si ripetono una seconda, una terza volta, perché in effetti poi queste fasi, queste opere cosiddette, sono quasi cicliche, come le stagioni, si ripetono, anche se con intensità, consapevolezza, energia diversa. È un po' come quando si passa dalla notte al giorno, dal giorno alla notte, eccetera, cioè non è che ci sia uno stacco completo, dal buio si passa subito alla luce, no? Come sapete tutti, c'è un'aurora, un'alba, un mezzogiorno, un tramonto, un crepuscolo, una mezzanotte, e via di seguito. Quindi
Ci sono sempre dei passaggi intermedi tra queste fasi, però questi modelli sono utili per capire un po' le caratteristiche principali di questo procedimento, questo processo alchemico. Bene, come tutte le altre volte, se non ci sono delle domande iniziali, ecco, magari riguardanti quello che abbiamo detto l'altra volta, ecco, non so se ci sono delle domande, se qualcuno vuole farne qualche commento. Io passerei, sempre come siamo abituati a fare, invece a leggere io delle domande, alcune domande che mi sono arrivate via mail in queste ultime settimane. E le relative risposte che ho dato, che ritengo un po' di interesse generale. Comunque, anche su Posso chiedere questo, una cosa? prego. È che non ho Ah. capito. Ciao, Ciao, Fred. non ho Sì, dimmi. capito una cosa. Dal greco, quindi melanosi, leucosi e l'altra era? Iosi, Ah, iosi. 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 Che sarebbe per tipo rosso, opera al rosso, no? Beh, no, diciamo, melanosi sì, si avvicina un Al po' allo nero, diciamo. siero, leucosi sì, si avvicina al bianco, iosi non tanto. È un po' una sintesi, è la fase conclusiva. Ah, Comunque la ok. chiamano, nei testi la chiamano iosi, nei testi greci, dove si parla di questo modello legato al numero 3. Quindi melanosi, leucosi, iosi. Comunque è giusto una curiosità storica, ecco, perché poi... No, non Resta avevo visto. proprio capito il termine, quindi Iosi. sì, grazie, grazie. Ecco, allora, la prima domanda che mi è arrivata è questa. Allora, riferendomi a un mandala realizzato da Jung, dove egli stesso si riferisce al serpente che guarda in basso, mira al fondo della terra, e che il serpente in certi contesti religiosi è indicato come Satana. La mia domanda è se esiste una prassi simbolica in proposito, legata al serpente, no? Allora, io ho risposto: ermeticamente il serpente rappresenta l'energia intelligente, la salute, la saggezza della natura, e che poi si declina nel corpo umano in varie forme di energie, soprattutto quella vitale e sessuale. Nelle religioni monoteiste diviene ben presto simbolo del peccato, soprattutto originale, no? Nella visione cattolica, perché è proprio questo serpente che induce Eva e poi Adamo a mangiare il frutto dell'albero della conoscenza, disubbidendo al comando di Dio. Comunque in questo sta la differenza poi tra una via mistica, devozionale, religiosa, sottomessa ai dogmi di una chiesa e ai suoi rappresentanti, e la via iniziatica ermetica, dove invece si deve mangiare il frutto della conoscenza assolutamente e individualmente ascendere al piano spirituale attraverso appunto questa conoscenza, utilizzando tranquillamente e anzi potenziando queste energie, compresa quella sessuale. Questa è la mia risposta. Non so se voi avete qualcosa da aggiungere o qualche commento da fare su questo argomento, sul serpente, su Satana, e via di seguito? È chiaro su questo argomento quello che ho detto? Giorgio, potrebbe anche rappresentare diciamo così, la vita materiale, diciamo la parte. Il serpente. Ma diciamo che sicuramente rappresenta energie ctonie, si dice ctonie, terrene, perché il serpente striscia sulla terra, no? Fa il nido nella terra, eccetera. Però sono energie che, se canalizzate, indirizzate bene, sono positive. Spesso i serpenti li si trovano anche in certi bassorilievi, nelle cattedrali, ad esempio gotiche, in altri luoghi sacri, proprio per indicare che nel sottosuolo ci sono delle acque sorgive termali o comunque incroci di acque sotterranee che creano un certo magnetismo
per cui l'acqua che veniva attinta da questi posti era considerata salutare. Quindi sì, sicuramente, rispetto agli uccelli, chiaramente che volano nell'aria, il serpente è un animale terrestre, e questo, su questo non c'è dubbio. Grazie. C'è qualcuno? No, forse qui non c'è, che sogna sempre dei serpenti, mi ha scritto. Vabbè, forse qui. Ah, sei tu. Ok. No, guarda, se vuoi parlare devi attivare il microfono, eh. Parlo io? No, c'era Fabiana che voleva parlare. Devi nella barra, poi c'è. Vabbè, dimmi intanto, Graziano, se vuoi dire. No, io li ho sognati, diciamo, li ho visti abbastanza spesso e comunque mi hanno sempre dato un senso di rispetto, di, Certo, anche come dire, perché. di evocativi, cioè non di paura o comunque di Sì. negativi, no? Cioè, nel senso che hanno anche questa sinuosità, no? Questo muoversi in un certo modo. Certo. No, tra No, io. l'altro, se guardate, se pensate al caduceo ermetico, vedete che ci sono due Esatto, sì. serpenti attorcigliati sulla verga di Ermete. Poi pensate all'Ureus sul capo dei faraoni egizi, no? Questo serpente cobra che rappresentava questo potere solare. Questa energia sublimata, spiritualizzata. Quindi, diciamo, questa concezione di serpente uguale Satana, insomma, è una novità introdotta dalle religioni monoteiste. In passato non era così. Serpente della Kundalini. Sì, adesso no, passando a un'altra tradizione, sì, certo, anche il serpente della Kundalini. Bene, Fabiana, vuoi parlare, volevi dire qualcosa? Sì, volevo menzionare l'Uroboros, che mi sembra Ouroboros. molto importante. E io appunto, avendo questa fobia fin da piccola per i serpenti, ho cercato molto sul simbolismo del serpente per capire, no, quali erano le varie attribuzioni di significato, e ho trovato che in effetti è un simbolo positivo, molto positivo in quasi tutte le culture, proprio perché la muta che fa il serpente ogni stagione rappresenta un rinnovamento, e quindi è per quello che si ritrova anche nel bastone del caduceo, eccetera. Cioè, comunque un simbolo di non. A me hanno sempre fatto orrore, paura, spavento, ma in realtà sembra che invece debba Certo. vederli come qualcosa di propizio. Certo. Tra l'altro, sempre nel concetto ermetico alchemico di trasformare il veleno in farmaco, anche se, Anche. quelli che sono velenosi, i veleni dei serpenti, piccole dosi, i peptidi che contengono, sono dei potenti farmaci, ecco, a livello anche cerebrale, eccetera. Quindi, viva i serpenti, dai. Ok, passo alla seconda domanda, alla seconda risposta. Allora, un'altra persona mi scrive: la tradizione alchemica antica 2000 e passa anni è stata trasmessa nel tempo oralmente e con gli scritti. Può essere che si sia modificata, aggiornata, cioè è nata completa sin dall'inizio oppure ha avuto un'evoluzione? Mi viene da pensare che l'operatività, secondo il periodo storico, si sia modificata, ma non di certo la filosofia alchemica. Vorrei sapere se vi è stata un'evoluzione nel tempo, oppure se questo è proprio, come dire, un'architettura sacra di un qualcosa che c'è da sempre. Allora, qui parliamo poi di tradizione con la T maiuscola. Comunque, nel corso dei secoli. Io ho risposto, la finalità trascendente, la visione dell'universo e dell'uomo, dell'ermetismo alchemico, non sono cambiate, mentre sono cambiati il linguaggio e le modalità operative. Ad esempio, si è passati dal greco all'arabo, al latino e poi alle diverse lingue europee, e ciò inevitabilmente, per via della cultura diversa, ha cambiato anche il modo di esprimersi, l'immaginario simbolico. Anche le tecniche di laboratorio, ad esempio pensiamo
alle prime forme di alambicco di crogiolo, illustrate nei testi di Essere Sandrini, agli alambicchi, ai laboratori dei monasteri benedettini o francescani, con il vetro, il rame, eccetera, eccetera. E anche e soprattutto le pratiche interiori sono cambiate, tenendo conto delle diverse tecnologie e modi di vivere, però mantenendo la stretta relazione tra le operazioni, i tempi astrologici e lunari favorevoli. Adesso vi faccio un esempio più personale. Oh, santo cielo! Cos'è successo? No, scusate, c'è qualcuno ha un problema. Allora, tanto per fare un esempio da me vissuto, l'alchimista che anni fa mi ha in un certo senso tenuto a battesimo consigliava tra le varie pratiche il tiro con la balestra, lo scopone scientifico e le arrampicate su ferrate in montagna, e non ha mai portato avanti un laboratorio metallurgico né spagirico, tanto per fare un esempio. E quindi certo c'è stato un cambiamento graduale nel linguaggio, nelle simbologie e anche nelle tecniche, diciamo, operative, senz'altro. Però la finalità, i principi di fondo sono sempre quelli, perché appartengono alla tradizione. Domande su questo? Sì, allora noi facciamo riferimento sempre al... quando parliamo di conoscenza, anche a una somma dei saperi che sono tramandati. Sì. Queste conoscenze antichissime, che provengono, da come ne parliamo, quasi come se fosse un pacchetto che è nato e poi è stato trasmesso. Cioè, come si è formata tutta questa, diciamo, massa di conoscenza? Ah, guarda, qualsiasi tradizione... diciamo, si è formata, se è una tradizione, ecco, la T maiuscola, quindi parliamo di una serie di memorie, di esperienze, di operatori, di testimonianze che ormai, diciamo, risalgono a parecchi secoli fa, anche alcune migliaia di anni fa. Queste si sono formate con l'esperienza, cioè a mio parere non esiste una scienza infusa dall'alto, c'è sicuramente una scienza, una conoscenza, un'esperienza che tramite anche, diciamo, l'ispirazione da parte del piano spirituale si è via via formata e sempre più affinata, raffinata, un po' come in qualsiasi campo, no? Della musica, della letteratura, della pittura, eccetera. E ormai queste esperienze, queste memorie si sono fissate, si sono consolidate nell'inconscio collettivo, sul piano metafisico, quindi attraverso una serie di stati mentali percettivi, ispirati, si può accedere a queste conoscenze e, diciamo, tramite queste conoscenze portare avanti più facilmente il proprio percorso. Non so se ti ho... Sì, questa sì. È la mia opinione, è la mia, per carità. No, sempre mi fa pensare quando si parla di queste conoscenze che provengono da tempi antichissimi. Sì, certo. Sì, per quanto riguarda l'ermetismo alchemico, si parla di una tradizione di 3.000-4.000 anni, che non si rifà soltanto all'antico Egitto, ma anche all'area mesopotamica, quindi ai Caldei, ai Babilonesi, eccetera. Sì. Sì, diciamo c'è qualcuno un po' fantasioso che parla di extraterrestri che sono sbarcati con le loro astronavi dall'antico Egitto o da qualche altra parte e hanno trasmesso queste conoscenze all'umanità. Ecco. Ma, diciamo, sono delle teorie per me molto fantasiose. Bene, altre domande su questo? Ok. Ecco, l'ultima domanda, poi passiamo ad altro. Qual è il significato di una rosa bianca? Qualcuno mi ha chiesto questa cosa. Allora, la rosa indica l'anima superiore, ma anche la ruota dello zodiaco, spesso rappresentata nei rosoni delle cattedrali. Quando è bianca, indica un equilibrio tra anima e corpo, che può anche eliminare le cause dei disturbi psicosomatici. Invece la rosa rossa indica un equilibrio tra anima, corpo e spirito.
Tutto qui. Non ho detto altro su questo punto. Qualcuno vuole aggiungere qualche altra cosa sul simbolismo della rosa? Naturalmente c'è il simbolismo della rosa croce, no? Della rosa, il simbolo, questo simbolo al centro della croce dei quattro elementi, che indica la quintessenza. La rosa, appunto, è come abbiamo detto, il fiore, diciamo, simbolo dell'anima, ma anche un simbolo della Vergine, della Maria Vergine, che poi è sempre ricollegabile all'anima purificata di un iniziato. Insomma. Nessun'altra domanda? Andiamo avanti allora. Allora io passerei, se non vi sono altri commenti, a leggere quello che vi ho preparato per finire, diciamo, questa parte generale introduttiva sull'ermetismo alchemico che abbiamo iniziato quest'anno, per poi passare a parlare appunto dei modelli teorici del processo alchemico. Allora, io vi leggo un pezzetto, mi fermo se ci sono dei commenti, delle domande, poi vado avanti. Così andiamo velocemente. Allora, la divulgazione dell'alchimia può essere considerata una doverosa operazione culturale. Pochi sanno che è stata uno dei valori portanti della civiltà europea fino a tutto il Seicento e che fin dai primi secoli d.C. ha fornito un contributo determinante alla conoscenza delle leggi visibili e invisibili della natura, alla cura dei mali del corpo e soprattutto dell'anima dell'uomo, alla scoperta di pratiche terapeutiche e farmaci. E tuttora l'ermetismo alchemico può essere di aiuto per chi ricerca uno stile di vita che tuteli la salute psicofisica, sviluppi la creatività e la spiritualità insite nell'uomo, e in molti ricercatori la relativa pratica può favorire il ritorno a comportamenti più in sintonia con i tempi, i processi e i cicli della natura. Il concetto basilare dell'alchimia è che l'uomo non possa aspirare a un'esistenza di armonia, di amore, di pace, di bellezza, a una reale trascendenza, solo con la fede religiosa, o ancora meno direi con le ideologie politiche, ma che gli occorre la conoscenza delle leggi armoniche dell'universo, considerato un tutto unico, organico, intelligente, e delle diverse energie archetipiche, zodiacali, planetarie, degli elementi che strutturano l'anima del mondo e condizionano quelle dell'uomo. E qui c'è, come spesso detto, l'importanza dell'astrologia nel percorso alchemico. Per un alchimista, un uomo privo di tale conoscenza è soggetto inevitabilmente a squilibri e scompensi energetici, psichici, ad aggressività, a insoddisfazione, alla ripetizione degli stessi errori, a ciò che poi determina, in fondo, lo stato di ignoranza e belligeranza della società umana. E mi fermo qui. Diciamo, sono concetti generali che probabilmente sono condivisibili da tutti, però se c'è qualche domanda, qualche commento in aggiunta a quanto detto, prendete pure la parola. Tutti muti? Quindi va tutto bene? Ok, vado avanti. Questo approccio è significativo sia nel lavoro dell'alchimia metallurgica o vegetale, sia dell'alchimia interiore e mentale. Oligoelementi minerali e metallici mescolati a sali, erbe lavorate tramite macerazioni, distillazioni, diluizioni, calcinazioni, favoriscono il processo di purificazione del metabolismo e di trasformazione della coscienza degli alchimisti e così si appropriano della loro vibrazione energetica. L'utilizzazione terapeutica dei processi alchemici applicati sulle sostanze vegetali è approfondita soprattutto dall'alchimia araba, che tra il IX e il XII secolo porta alla scoperta di acidi, alcali, sali, dell'acqua distillata, dell'alcol, che
tra l'altro è una parola araba che significa il diavolo, no? E dei liquori medicinali nel tentativo di realizzare l'oro potabile, la medicina universale che può perfezionare fisicamente e spiritualmente l'esistenza umana. Le tecniche di vetreria per la costruzione di efficaci alambicchi sono messe a punto poi nei monasteri dei Benedettini e dei Francescani. Comunque, se ancora andate in qualche monastero, vedete che spesso i monaci sono esperti nei prodotti magici, no? Nella distillazione di erbe che vendono magari ai visitatori. E appunto erano allora esperti alchimisti, prima di alcuni divieti del Papa, e che ricercano una quintessenza terapeutica nei distillati alcolici del vino e di altri prodotti vegetali. Al primo medico a realizzare nel 500 farmaci specifici utilizzando piante e metalli trattati con processi alchemici è lo svizzero Paracels, di cui sicuramente tutti voi avete sentito parlare. E con diverse pubblicazioni favorisce indirettamente il sorgere e l'affermarsi dell'attuale chimica farmaceutica. Per i notevoli costi, per la difficoltà di reperire i materiali non inquinati e per la pericolosità di alcuni vapori, tra il XIX e il XX secolo, la maggior parte degli alchimisti ha abbandonato i fornelli, il carbone, i crogioli del laboratorio più antico, quello metallurgico. Anche se ci sono ancora alcuni alchimisti in effetti che portano avanti questo tipo di alchimia, che è bellissima, però, come dico, io non mi sento di consigliare perché è una serie di problematiche. Domande su quanto ho letto? Giorgio, due domande. Non ho capito, alcol in arabo significa diavolo? Sì. Alcol, ok. No, l'avevo solo capito. È una parola araba, alcol. Sì, perché inizia per al. Tutte le parole che iniziano con al hanno un'origine araba. La stessa alchimia, lo stesso alambicco, sono tutte parole che derivano dall'arabo, come elisir, anche questo, sono tutte parole che derivano dall'arabo. Ok. E poi un'altra domanda. L'alchimia, diciamo, vegetale, no? Il sì. Far macerare le piante e tirarne fuori gli oli essenziali o quello che è. Beh, no, tirare fuori l'olio essenziale, sì, è un processo di distillazione, ma non è il vero processo spagirico, è un po' più complicato. Ok, quindi l'omeopatia non c'entra nulla con l'alchimia. No. Okay. No, qualcosa c'entra perché, diciamo, attraverso tutta una serie di diluizioni, diciamo, il prodotto diluito conserva la memoria energetica di quel prodotto. Okay. Però no, il prodotto spagirico non è una diluizione tale per cui no, rimangono gli oli essenziali, rimangono i sali calcinati, rimane l'alcol prodotto dalla fermentazione. Quindi il prodotto c'ha ancora tante cose della pianta, ecco. Ok, grazie. Poi viene fatta circolare, eccetera, eccetera, però. Diciamo, non è tal così diluito come nell'omeopatia. Ok, grazie. È proprio un concentrato di energie archetipiche di quella pianta, delle sue segnature, insomma. Ok. Mm. Posso una domanda? Sì, Antonello. Dietro, diciamo, questo lavoro di laboratorio degli alchimisti, ma bisogna sempre intendere che c'era una ricerca interiore, sì, era un pilone che andava. Diciamo, ma infatti nella tradizione nostra si distinguono sempre i veri alchimisti dai soffiatori di carbone, dalle farfalle affumicate, li chiamavano, cioè quelli che erano solo interessati al risultato materiale, tipo l'oro volgare, no? Che cercavano di realizzare l'oro volgare o qualche tipo di il prodotto particolare per arricchirsi, un successo, diciamo, legato molto alla propria qualità, al proprio ego. No, quelli che facevano il laboratorio contemporaneamente facevano un laboratorio interiore, anzi i due laboratori erano interconnessi.
Perché non so, forse nel libro ho letto qualcosa che mi ha risuonato molto, che dietro il laboratorio, praticamente dietro alla ricerca di questi elementi, c'era in qualche modo un rispecchiare di quello. Adesso non te lo so dire con. Sì, era un processo simpatico, cioè quello che si lavorava fuori, contemporaneamente si lavorava dentro e i successi del lavoro esteriore si ripercuotevano e si riverberavano, diciamo, nel processo interiore e viceversa. Ecco. Tant'è vero che spesso, ad esempio, chi va a lavorare le piante sa che non deve andare a lavorare in certi stati interiori, in certi stati mentali, perché altrimenti anche le piante ne risentono, insomma, ma anche gli stessi metalli, insomma. Perché sono anche se pensiamo che sia chimica inorganica, anche nei metalli, nei minerali ci sono gli archetipi che animano queste sostanze. Ma poi essendo tutto uno, diciamo, in qualche modo... Sì, certo. Ogni regno, nel regno minerale, nel regno vegetale, nel regno animale, ci sono sempre, si manifestano sempre gli stessi archetipi. Tame diverse, ma sono sempre gli stessi archetipi. Grazie. Altre domande o commenti? Ok. Ecco, qui proprio hai toccato un argomento che proprio che sviluppo quest'altro più scritto. Tuttavia, la distinzione tra alchimia interiore o spirituale e alchimia esteriore o materiale, se appropriata per quanto riguarda le tecniche utilizzate, questo è ovvio, cioè quando tu devi lavorare i metalli arrivi a temperature di 500-1000 gradi, non è che puoi usare le stesse temperature con delle povere piante o meno. Ancora meno sul povero alchimista, quindi le tecniche sono diverse. Trae in inganno questa distinzione, però, per quanto riguarda il metodo di base e la finalità. Entrambe concepiscono l'opera alchemica come una ricerca all'interno della materia, considerata animata da archetipi, sia quella inorganica che organica, e nella sua struttura. Per separarne le parti sottili dalle spesse, per distillarne le parti immobili e volatili dalle fisse, col fine di una sua completa sublimazione. Perché poi in realtà tutti i composti, i metalli hanno delle scorie, no? Le piante e soprattutto l'essere umano è un composto dove questi diversi componenti hanno qualità spesso contrastanti, opposte, alcuni sono appunto densi, alcuni sono sottili, alcuni sono fissi, alcuni sono volatili, alcuni sono espansivi, no? Alcuni sono contraenti, alcuni sono maschili, alcuni sono femminili. Quindi spesso in un composto caotico, disarmonico, che produce un campo energetico molto scarso, insomma. Con un'energia insufficiente a portare avanti un reale percorso di trasmutazione. Quindi l'alchimista cosa fa? Separa, purifica, fa circolare questi diversi componenti per poi ricomporli e amalgamarli, fonderli insieme per creare un'unità, una sintesi più elevata. E questo lo si fa, appunto, la finalità è uguale sia nell'alchimia di laboratorio sia nell'alchimia interiore, insomma. Infatti dico qui che questo lavoro è diretto verso una chimica ed una fisica che prendono in considerazione anche lo spirito intelligente che guida e sostiene i fenomeni naturali osservati e che ne possa estrarre i principi essenziali, anche in vista di una contemporanea trasformazione interiore dello stesso alchimista. No? Proprio quello che dicevi anche tu, Antonello. No? Una delle caratteristiche principali dell'alchimia è che essa ha un atteggiamento conoscitivo e sperimentale, non dogmatico e fideistico come quello di una religione. È una via laica, no? Spirituale l'alchimia, non è religiosa. Perciò tutte le sue teorie e tecniche, i suoi enunciati, i suoi precetti, anche le cose che vi sto dicendo io, sono da considerare veritieri, realistici, solo dopo averli verificati o sperimentati personalmente.
sulla propria pelle, anche se si tratta ovviamente di esperienze in gran parte metafisiche, soggettive, solo alla portata di chi ha sgrossato molto il proprio composto e la propria percezione. Quindi per concludere un po' quel discorso che avevi iniziato tu, Antonello, quanto avevo scritto proprio in nota doc. Flavia, dimmi. Ah, credevo che mi avessi fatto una domanda, Flavia. Ok. No. Ah, ok. Qualcuno vuole intervenire? Questa sera siete particolarmente silenziosi, cosa è successo? Siamo attenti. Come dici, Giorgia? Siamo attenti. Ah, state attenti, sì. Ok. Posso chiedere io una cosa? Sono Manuela. Sì, ciao Manuela. Ciao. Se l'alchimista si appresta a fare un'operazione... Non ho capito, se l'alchimista... procedimento. Fa un'operazione, diciamo, una di questi esperimenti, un'operazione, sì, che tu descrivevi, e l'operazione non riesce. Sì. Che cosa può significare questo? Che non era nello stato da diciamo, giusto? Allora, che un'operazione non riesca... Pensa che funzioni sempre, no? No. È normalissimo questo, che un'operazione... sia di alchimia metallurgica, sia spagirica, sia interiore, non riesca o non produca tutti gli effetti, risultati previsti, auspicabili, eccetera. È normalissimo, anche perché, come dicevo prima, sono tanti fattori che incidono, che interferiscono nel procedimento, che sarebbe un procedimento molto delicato, sottile. Diciamo ovviamente proprio possono essere degli errori proprio tecnici, che uno ha sbagliato il modo di fare, il tempo di fare quel tipo di lavoro, eccetera, ma più delle volte diciamo si mette in mezzo quella che è la nostra mente superficiale, si mette in mezzo quelli che sono dei contenuti del nostro subconscio, della nostra parte libidica, del nostro ego che vuole un certo, che inevitabilmente subentrano e deviano il risultato dell'operatività. Però gli alchimisti non si scoraggiano, ripetono più volte l'operazione fin tanto che non riesce. Una specie di autosabotaggio, diciamo. Come no? E potrebbe essere invece anche un intervento di qualche forza esterna? Sì, diciamo, sì, certamente, possono esserci anche, però diciamo su questo uno è più preparato, nel senso che una volta che ha capito che in quell'ambiente, frequentando quelle determinate persone, eccetera, ha un disturbo, uno svuotamento di energie, è attratto verso dimensioni più basse, eccetera, diciamo, ha la possibilità di separarsi da questa situazione. Insomma, è più facile. È più difficile invece separarsi da delle forze interiori che ci sabotano per paura, per preconcetti, per contenuti inconsci, complessi, nodi psichici che tornano a galla. Insomma, sono tanti fattori. Però, diciamo, l'importante è non scoraggiarsi, ripetere, magari sospendere un attimo il lavoro, poi ripetere, farsi consigliare da altre persone che quel percorso, quel tratto di percorso l'hanno già fatto, questo è molto importante. Sì. Ma faccio una domanda. Queste operazioni, diciamo, l'alchimista fa operazioni già conosciute? Cioè, mi spiego, vi è un campo libero? Già sperimentate, sì. Già sperimentate, non c'è un campo libero dove l'alchimista trova
Allora, sì, ecco, questa è una domanda interessante. Normalmente c'è una prima fase operativa che si chiama operatività formale, nel senso che in effetti l'operatore all'inizio segue un percorso, chiamiamolo un protocollo, un dei processi già codificati nel passato, già sperimentati, eccetera. Poi quando uno ha raggiunto un certo risultato si passa a un'operatività informale dove c'è più creatività, sì, cioè dove c'è la possibilità di sviluppare come meglio uno crede certe talenti, certe potenzialità, sì. Questo sì. Ma in una seconda fase, se no normalmente diciamo questa grande libertà che viene concessa se la prende la nostra mente più superficiale, il nostro ego. Normalmente, poi chiaramente ci sono casi eccezionali, ci sono quelli che seguono uno stile breve, una via secca chiamata così, dove l'operatività formale è meno pronunciata, però comporta dei rischi maggiori. Però in genere, anche se le tecniche operative, come detto all'inizio, sono cambiate un po' per passare dei secoli con le varie tecnologie, eccetera, sono sempre tutte operazioni che vengono consigliate, già sperimentate, perlomeno sperimentate da numerosi altri operatori anche nel passato più recente, insomma. Posso chiederti una cosa? Sì, dimmi. Sì. Quando parli di rischi, è quello che viene proposto anche nel, cioè proposto che viene menzionato anche nel libro quando si parla di casi di dissociazione. Questo certo. È il rischio. Sì, certo, sì. I rischi ci sono nella chimia materiale, diciamo, ci sono stati dei casi in cui il laboratorio è esploso, no? Perché tante volte creavano dei miscugli che era poi della polvere nera, della polvere da sparo, quindi oppure certi che sono ammalati per i vapori di piombo, di mercurio ed altre cose, no? Quindi rischi a meno che uno assumesse, non so, una dose molto alta di acconito, di piante molto velenose. Nella chimica interiore il rischio qual è? È quello che se uno non è guidato, non ha un confronto continuo, di cadere o in dissociazioni o in esaltazioni, in deliri di onnipotenza oppure in forme medianiche molto spinte. Ci sono questi rischi qua, di cadere, diciamo, posseduti da certe forze che non gli pare vero. Ecco. Non gli pare questo vero volevo di chiederti, ma è ad assorbire l'energia di queste persone. Certo. Ok, volevo capire bene questa cosa. Sì. Quando si parla di interferenze, quindi anche proprio di energie che potrebbero essere di altre entità, che io non ho approfondito perché mi sembra una cosa un po' avanzata, no? Perché una cattiva un'interferenza può essere anche una cosa geomagnetica, penso, immagino, ma può essere una persona che magari ha un'energia intellettuale molto forte o sessuale o di qualsiasi genere. Siamo tutti campi energetici, quindi esatto, siamo anche in assonanza o dissonanza con altri campi energetici, okay. Che possono essere persone, luoghi, costruzioni, luoghi sacri, possono essere posti, luoghi naturali, ma possono essere anche egregore, forme, pensiero e emozioni che si sono formate e vivono di vita propria. Ecco, io le egregore possono essere anche residui capirne, non ho capito molto. Possono essere anche residui di defunti, via di seguito, insomma, possono essere tante cose. Ok. Ecco, io volevo chiedere se c'è un modo per capire quando si è in presenza di una cosa di questo tipo o se non si è magari in autosuggestione. Cioè, non so se mi spiego. Il confine non è molto netto, in effetti. Sì, bisogna vedere caso per caso, sinceramente. Già conoscere la persona, l'ambiente dove vive, la sua vita passata, recente, può aiutarci a capire che cosa si tratta, insomma. Sì. C'è qualche parallelo col buddismo nella pratica alchemica? Perché a me sembra che alcune cose si ritrovano anche
nel buddismo, quello diciamo così tradizionale, non le forme new age, così. Beh, certo. E mi sembra che ci sia proprio un discorso di trasformazione interiore che coinvolge poi tutto, e anche loro hanno, danno molta importanza all'astrologia, al tema natale, queste cose. Però io mi chiedevo, sono semplicemente modi diversi, perché a seconda dell'area geografica in cui si vive, quindi della cultura, rispecchiano, sì. Ma alla fine è un unico sapere che serpeggia un po'. Diciamo, nell'essenza ci sono tante, andando al nocciolo della questione, ci sono tante corrispondenze, tante similitudini, ci sono anche tante differenze. In Oriente gli elementi sono 5, qui da noi sono 4. Non si parla di reincarnazione, non si parla di karma, di kundalini, di tutti altri concetti. Però sì, anche loro, ci sono tante cose. Anche nel buddismo, diciamo così, tibetano, non si parla della reincarnazione, almeno quanto ho capito io, proprio dei caratteri personalistici, ma sì. Di quello che è il corpo molto sottile, quindi di quello che tu, penso, hai scritto anche nel libro, che è quell'ereditarietà, quella trasmissione delle inclinazioni, di ciò in cui ci siamo più spesi durante la vita, cosa ci ha più interessato. Diciamo un percorso di evoluzione, ecco, esatto, non è di sicuro. È un qualche cosa, però, che non ha più niente a che fare, esatto. Con Fabiana, ecco, esatto. Ma infatti, va bene, sì. Ok. Posso dire una cosa su questo aspetto Oriente-Occidente? Sì. Il mio pensiero, io penso che noi abbiamo sviluppato in Occidente una maggiore attenzione all'individualità, mentre loro sono più sul discorso del collettivo, quindi in un certo senso in Oriente hanno più bisogno delle figure di guru o comunque di maestri che abbiano anche un carisma trascinante diverso, almeno questa è la mia impressione proprio a livello culturale. Sì, c'è questa forma anche devozionale verso il guru, esatto. Verso il maestro, che nell'ermetismo alchemico non c'è assolutamente, non c'è la figura del maestro come si è visto in Oriente, nella maniera più assoluta. E noi abbiamo una sorta di individualismo, più personalità anche più forte, che da un lato magari può essere più difficile da lavorare, no? Da sgrossare, dall'altro però è più un lavoro del singolo, non so come dire, lì invece può essere più un discorso anche comunitario, legato anche a proprio culturale, no? Sì, sicuramente. No, la cultura, ma anche, voglio dire, l'area geografica, il clima, condizionano la personalità. Pensate alle popolazioni che vivono nel deserto, che cosa tirano fuori dal punto di vista spirituale, quelli che vivono invece in aree molto tropicali, con grande vegetazione, eccetera, eccetera, chi vive nell'area temperate, no? Per esempio in Occidente, qui da noi ci sono le 4 stagioni, quindi prima si parlava di 4 opere al nero, al verde, eccetera. Chi vive all'equatore, chi le vede le 4 stagioni? Quindi ovviamente è anche tutto condizionato da queste cose. Insomma. Bene. Allora, finalmente vi siete un po' scaldati, fate pure altre domande, se no vado avanti. Giorgio, cosa sono le egregore? Ah, è un argomento un po' complesso. Diciamo, egregore è un termine un po' particolare, sui generis, usato nei testi esoterici, tradizionali. Sono forme, pensiero, emozioni che si sono formate nel tempo e che cominciano a vivere di vita propria. Dove si formano le egregore? Si formano nei gruppi organizzati, con struttura gerarchica, spesso piramidale, dove si devono seguire determinati rituali, regole, con dogmi, eccetera. Per cui a lungo andare, diciamo, questi gruppi, anche le persone che ne fanno parte,
inconsapevolmente diventano dipendenti da questo egregore. E l'egregore cosa fa? Deve semplicemente aumentare sempre più il proprio potere, la propria sfera di influenza, a scapito delle persone che, da cui attingono energia. E la grande egregore è la Chiesa Cattolica. Cioè, sono negativi. Può essere un partito politico, può essere una tifoseria di calcio. Sono negative o dipende dall'energia che hanno? O tendenzialmente Possono partire anche con fini positivi, ma poi inevitabilmente gli effetti negativi prevalgono, proprio perché privano di indipendenza, di autonomia, di partecipanti. Ok, grazie. Prego. Infatti le forme devozionali, rituali, i maestri contro maestri sono tipici del fatto che ci sia un egregore dietro. Bene. Vado avanti. O se no vogliamo vedere quelli che ore sono. Beh, c'è tempo. No, vado avanti. Così magari dopo vediamo anche quell'ultima immagine che ho pubblicato su Facebook. Dove eravamo rimasti? Ecco, sì, beh, diciamo che anche questo è un argomento. Allora, l'ermetismo alchemico afferma che in pratica il componente fisso, denso e grossolano del composto umano, cioè quello legato ai sensi, agli istinti, alla libido, alla stessa chimica del suo metabolismo, può diventare più sottile e sublimarsi sui livelli più alti di energia e consapevolezza. Si ritiene all'inverso che le intuizioni, le visioni, i sogni, il sentire, cioè gli aspetti mobili, volatili e inafferrabili dello stesso composto, possono fissarsi in una memoria e interagire col corpo fisico per rinnovarlo e rigenerarlo, fino ad estrarre dall'uomo uno stato di coscienza e di memoria ad alta intensità, luminoso, pieno di amore e volontà superiori, con funzioni proprie, autonome rispetto all'ordinario stato di coscienza. Questo nuovo stato mentale costituisce un campo energetico capace di sopravvivere alla morte del corpo fisico. Quindi diciamo un po' voi anticipate con le vostre domande un po' quello che poi ho scritto e che vi leggo subito dopo. Come si lavora il metallo o la pianta per estrarne la loro quintessenza, la loro forza archetipica, la loro vibrazione intelligente, così si lavora l'uomo, l'opera più difficile, ambiziosa che uno possa immaginare e intraprendere, per far emergere il nucleo spirituale che lo sostiene e che può assumere una forma comunicativa ispiratrice, che noi, lo ho già detto, chiamiamo nume o genio. Quindi il laboratorio, dal latino labor et oratorium, ha il senso più vasto di lavoro evolutivo coinvolgente l'aspetto fisico e metafisico della realtà. Questo passaggio l'avete capito, che forse può essere un po' più complesso, è chiaro per voi? Cioè questo trasformare, anche questo è spesso affermato in molti aforismi, in molti motti ermetici, cioè trasformare il denso in sottile, il sottile in denso, cioè la parte fisica legata ai sensi, proprio al metabolismo, alla chimica del nostro organismo, rendendolo più sottile. E la parte più sottile e volatile renderla invece fissa. E in questo modo integrare le due parti per creare, diciamo, una sua quintessenza, qualche cosa che è poi questa parte superiore, questo componente superiore, questo patrimonio mentale superiore, che come vi ho detto prima può sopravvivere dopo la morte del corpo fisico e anche la dissoluzione successiva dell'anima individuale. Perché la stessa frequenza energetica, la stessa intensità, gli stessi contenuti universali del piano spirituale, quindi si integra automaticamente al piano spirituale che è eterno, che è universale. Chi è che voleva fare? Mi stava facendo... No, volevo chiederti questa cosa, ma dove parli del solve coagula? È questo? Sì. È necessario rendere stabile la parte... Sì, devi sciogliere, rendere sottile la parte densa e coagulare, rendere fissa la parte volatile.
Altrimenti c'è questa dicotomia, questa scissione tra questi due componenti che non collaborano tra di loro. Sì, naturalmente queste sono parole, queste sono, tanto per descrivere, il farlo veramente è un altro paio di maniche, chiaramente. Però, è successo lui. Posso? Sì, Antonello. Questo fa parte del... ho letto qualcosa sul corpo di Gloria. Sì. Questa parte che si forma, diciamo che sopravvive. Ma io è un'ipotesi, attenzione, è un'ipotesi di lavoro, eh? Cioè nessuno, neppure io, ti può firmare una cambiale, un atto dove io ti garantisco che assolutamente tu realizzerai un corpo di gloria, che questo sopravviverà, eccetera, eccetera. È un'ipotesi di lavoro, eh? No, vabbè. Scusa, no, perché come ho detto prima, l'alchimia non è una via dogmatica, non è una via religiosa, che quello è il dogma, quel credo, ed è così. No, è un'ipotesi di lavoro. Poi sta a te verificarlo piano piano, passo dopo passo, per capire così che in effetti quell'ultimo risultato è fattibile, cioè è plausibile, insomma. Dunque, questo un pochino esclude che ci sia diciamo, un filo conduttore anche attraverso le vite. Cioè, le esperienze di una vita, diciamo, se tu non raggiungi questo obiettivo, che fine fanno? Tutte no, fanno, sì, svaniscono. Cioè, Antonello svanisce. È un tentativo del principio dell'assoluto di prendere coscienza di sé, di integrarsi come il serpente Uroboros, ma sì, sparisce tutto. No, io immaginavo che tutte le esperienze facessero parte di questo percorso, no? Che costruiscono anche attraverso varie esistenze, diciamo, questo corpo, che però non è che viene perso. Cioè l'esperienza di una vita, anche se uno, diciamo... Allora, la materia memorizza tutto. Però bisogna vedere a chi interessa la memorizzazione della tua esistenza biografica, le tue faccende personali, chi interessano in un futuro, scusa. No, io parlo del fatto che io mi sento, io sono in qualche modo io la coscienza di me stesso. Quella io chi? Va io persa. Chi? Antonello no. Diciamo, la forma di coscienza sopravvive, immagino, voi. Ma sopravvive se il tuo io diventa transpersonale e poi si identifica al nume, cioè al piano spirituale, ma in quel momento non sei più Antonello, sei tutta un'altra cosa. Non so se mi sono spiegato. Sì, perché altrimenti, sì, capisco che c'è questo desiderio più che naturale di immortalità della nostra personalità identificata, no? Di Antonello, spero come ti chiami, di cognome? Pisano. Antonello Pisano, questa parte poi identificata, vuole sopravvivere ancora, 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 no? Ma non è così. Perché poi in realtà Antonello non è altro che un sogno, cioè un'illusione, cioè... perché tu sei esattamente una proiezione, un'emanazione dell'assoluto che tramite te prende coscienza, ma se tramite te non riesci a prendere coscienza, se tu non diventi coscienza e pensiero dell'assoluto, diciamo il gioco non vale la candela per l'assoluto. Non so se mi spiego. Sì, sì, vabbè, diciamo va in contrasto con magari con altre teorie che... Ah, certo. Però ti dico, se effettivamente questa teoria della reincarnazione funzionasse, e cioè che attraverso una serie di vite la tua anima individuale si evolve, diventa più buona, eccetera, non si capisce perché l'umanità sia sempre in preda alle guerre, alle ingiustizie, eccetera, non impara niente l'umanità da questo punto di vista. Quindi è poco probabile questa teoria, insomma. Però è una teoria come un'altra, non è che io
posso dire, no? È poco verificabile adesso. Non so, diciamo, sono ormai 5.000 anni da che esiste la storia scritta che l'umanità fa sempre le stesse cose, non vedo neanche un millimetro di evoluzione. Certo, la tecnologia si è evoluta, ma sempre per fare le stesse cose con delle tecnologie diverse, insomma. Per me l'unica evoluzione avviene nel corso della tua esistenza attraverso tutta una serie di trasformazioni, quando riesci a unificarti all'assoluto, quando diventi tu stesso assoluto, coscienza e pensiero dell'assoluto. Allora sì. Scusa, capisco che sono teorie un po' diverse, però è giusto saperle, poi uno le può accettare o meno. Scusa. Quindi bisogna darsi da fare. Cioè, se uno accetta questa teoria deve imboccarsi le maniche perché c'è solo questa vita per poter raggiungere l'opera. Scusa. Fabiana? Allora, provo a raccogliere le idee perché in effetti è complicato. Seguendo quest'idea, questa ipotesi di lavoro che l'assoluto prende coscienza attraverso di noi. La domanda certo. È... ma perché ne ha bisogno? Cioè, se è l'assoluto, perché ha bisogno di prendere coscienza attraverso di me? Perché l'assoluto di per sé è una coscienza. L'assoluto è inerte. La coscienza ha bisogno di una relazione tra soggetto e oggetto. Ok, sì, quindi, questo è vero. Quindi, e la crescita avviene anche attraverso la relazione, sì. Certo, quindi tu prova a immaginare un povero Cristo che nasce al buio, senza nessun rapporto, senza parlare con nessuno, questo qui che coscienza può sviluppare. L'assoluto è la stessa cosa, anche se questa cosa avviene in eterno, cioè è sempre avvenuta. Ma in un certo senso è quello che tu dici però per le guerre, la stessa cosa. Quante migliaia d'anni che continua a cercare di prendere coscienza, ma continua a fare le stesse robe, però anche la sua. All'umanità sì, perché il collettivo non ha coscienza, è tutto lì il problema. Mentre l'individuo ha coscienza e può evolvere, l'umanità non l'ha e quindi non può assolutamente evolversi. Ci devo riflettere su questa cosa. Sì, certo, no. Prendile con beneficio di inventare queste cose che ci raccontiamo, poi dopo... magari ci rifletti e dici ma però non sono mica tanto d'accordo, allora la prossima volta mi dici perché non sei d'accordo. Certo. Dimmi. Possiamo vederlo anche come una specie di gioco? Certo, ludus deorum lo chiamavano gli alchimisti, è un gioco in effetti, sì. Quindi in un certo senso questo può renderlo più interessante, però io penso che alla fine, se non riduciamo la nostra importanza personale... Non andiamo da nessuna parte. Sì, ma infatti, diciamo, anche in certe altre scuole, tradizioni, eccetera, si parla tanto di eliminare l'identificazione, l'importanza personale, però esce dalla porta e rientra dalla finestra attraverso questa teoria della reincarnazione, per cui, vabbè. Però voglio dire, una teoria vale l'altra, l'importante è lavorare su di sé, poi ognuno vedrà per conto suo cosa è giusto e cosa è. È perché probabilmente si mette di mezzo la paura, il fatto che appunto ci percepiamo così densi. Perché ci percepiamo allora, questa densità non ci aiuta a staccarci. No? Ci percepiamo deboli, ci percepiamo. Questa densità non ci aiuta. No, ci percepiamo deboli, mortali. Separati dal piano spirituale, invece dobbiamo considerarci, cioè nell'ermetismo si dice che l'uomo e Dio è la stessa cosa, cioè che Dio e l'uomo sono i due fuochi di una stessa ellissi, cioè che si sostengono uno l'altro. Cioè Dio non esiste se non c'è l'uomo che lo pensa e lo crea, è la stessa cosa. Quindi se uno pensa e crede di essere mortale, lo sarà sempre. Se uno comincia a pensare che la propria coscienza, il proprio pensiero può diventare quello dell'assoluto, del principio in atto, allora le cose cambiano. Bisogna osare, no? Gli artisti dicevano bisogna osare. Beh, c'è anche il rischio poi magari di
esaltarsi in un altro, in un'altra direzione, che è anche quello. Certo, cioè quello è vero. Sì. Beh, ma poi sai, sono i primi insuccessi che ti fanno poi abbassare la cresta, no? Cioè quando diciamo parti con te, tutte queste grandi idee grandiose, poi vedi che scivoli sulla prima buccia di banana che trovi per terra, allora dici calma, devo ancora sgrossare tante cose, insomma. Certo. Bene, finisco di leggere due cosine e poi magari passiamo a vedere l'immagine, così passiamo, cambiamo un po' approccio, meno cerebrale. Giorgio, prima di procedere, una curiosità, si parlava di spagiria e di metallurgica, no? Sì. Ma i cristalli, cioè tutto quello che è il mondo teso come cristallo di rocca piuttosto che quarzi, non rientrano nell'operatività alchemica? Cioè... Sì, possono rientrare. Ah. Infatti, sì, in certe operazioni si consiglia il contatto con determinate pietre, con determinati cristalli che sono collegati a determinati archetipi planetari. Sì. Ah, ok, grazie. Anzi, il cristallo di rocca, cioè quello che cresce tra le rocce, no? È una tipica pianta mercuriale, pietra mercuriale che serve per tante cose. Mm-hmm. Interessante, sì. Grazie. Adesso io non scendo in questi particolari perché ancora siamo così in incontri didattici, introduttivi. Va bene, grazie. Allora, c'è altro? Di Giorgio. Se posso solo chiedere un tuo parere. Tu prima hai detto, la tua opinione è che l'umanità, diciamo, alla fine non è che si stia evolvendo tanto, perché tra guerre fanno sempre le stesse cose. Sì. Una domanda, per quello che pensi tu. Il fatto che sia vero o sembra che comunque sempre di più gli uomini, che so, si diventa sempre più magari animalisti, quindi c'è più attenzione anche agli animali, oppure si prende sempre di più coscienza, faccio un esempio, ecco, sempre più persone si interessano ad alchimia. Tu non la vedi come un'evoluzione, seppur molto lenta? Ma diciamo che nel passato ci sono sempre state delle fasi di picco, delle fasi di calo di queste esigenze, di questi prese di coscienza, movimenti. Desideri di evoluzione che venivano veicolati. Adesso c'è internet, c'è tutto quanto viene circola in maniera velocissima. Allora queste idee, queste cose circolavano molto più lentamente, però ci sono stati. Ma pensa che, ad esempio, i circoli pitagorici erano tutti vegetariani, tanto per farti un'idea, no? Ci sono stati, a mio parere, nel complesso, il numero, diciamo, delle persone che si interessano a queste cose non è mai cambiato. Ci sono stati dei picchi, dei cali, ma più o meno... Ok, li vedi solo come dei ricorsi storici? Sì. Va bene, ok, grazie. Però poi, per carità, qualcun altro magari mi potrà smentire, ma... Sì, no, sono opinioni, certo, sì. Allora, finisco di leggere queste due cose e poi passiamo a esaminare quelle immagini. Allora, il principio basilare su cui si fonda questo lavoro è formulato anche col motto greco, spesso citato nei testi, en to pan, cioè nell'uno è il tutto. Cioè il singolo essere vivente è parte attiva dell'universo in una relazione di interazione. L'uomo inoltre è potenzialmente completo, divino, eterno, mentre la incompletezza e la sofferenza esistenziale dei più deriva dalla separazione della sua origine spirituale, dalla sua alienazione nella parte più grossolana dell'esistenza,
o in una metà maschile o femminile della propria essenza. Dato che in fondo, se è proprio ciò che si pensa o si crede di essere, l'opera consiste nel cambiare la convinzione dettata dai sensi fisici di essere solo un corpo fisico. L'alchimista tende a raggiungere la completezza, un'armoniosa integrazione dialettica tra la parte terrestre e la parte celeste, tra il maschile e il femminile. L'universalità della prima materia virtuale fornisce la base teorica e pratica per la trasmutazione dell'elemento grezzo in uno più sottile. Infatti, ogni cosa, dotata di forme e qualità individuali, ha origine da un comune principio indifferenziato, superiore e unitario, espressione dell'assoluto, dell'eternità, della libertà incondizionata. Cioè, praticamente, essendo tutto uno, in realtà, anche se apparentemente noi siamo separati dal tutto, abbiamo un composto grossolano, eccetera, c'è comunque la possibilità di ritornare a quest'unica essenza. A quest'unica essenza spirituale da cui tutto deriva, insomma. Domande su questo? Sì, in qualche modo noi in potenza abbiamo tutto, diciamo, le potenzialità per, cioè, mi spiego, in questa materia che comunque è caotica o comunque non è organizzata, rettificata, però abbiamo tutto all'interno, il potenziale per poter tornare verso l'origine, verso il, diciamo, il principio. Sì, perché deriviamo tutti da un'unica prima materia. In qualche modo siamo figli. Sì, diciamo che in maniera paradossale più la vita si sviluppa in forme sofisticate, complesse, intelligenti come l'uomo, più diciamo questa complessità lo allontana da questa prima materia, no? Quindi l'uomo deve raggiungere, ha raggiunto questa intelligenza, questa coscienza, questa capacità, no, creativa, proprio per la sua complessità, e però deve poi ritornare a questa semplicità, a questa unità che deriva dal piano spirituale, dall'assoluto. Infatti, perché gli alchimisti lavoravano i metalli? Perché il metallo, essendo minerale, essendo la forma, diciamo, più semplice, con unica segnatura, cioè il ferro e Marte, il piombo e Saturno e via di seguito, era più facile trarne fuori un'energia spirituale. Invece più si va verso la complessità, quindi verso il vegetale, una pianta può avere più segnature. Poi andando verso l'uomo, che è una tale complessità, che appunto è più facile perdere il contatto con la propria origine. Quindi l'operatività, quella pratica, serviva anche proprio come cartina tornasole o segnavento, insomma, in qualche modo serviva per l'operatore, per avere un percorso abbastanza, come dire, un aiuto verso un percorso. Sì, non c'è. Perché siamo certo molto complessi rispetto all'operatività, agli elementi che usiamo nell'operatività. Sì, le reazioni che l'alchimista osservava in laboratorio tra i metalli, no? Le trasformazioni del vegetale, cambiando quello che c'è da cambiare, le poteva immaginare dentro di sé. E programmarle un po' più o meno con lo stesso metodo, con gli stessi tempi, usando gli stessi tempi astrologici favorevoli e via di seguito. Sì. Ah. È proprio così. Sì. Sì. Posso dire una cosa, Giorgio, mi permetti? Oh, ciao Antonio. Ciao, ciao. Era un po' che non partecipavo, chiedo scusa. Beh, scherzi, certo. Avrei avuto i tuoi impegni, insomma. Cioè, volevo allacciarmi a quel punto importantissimo che hai sviluppato prima con la coscienza, prendere coscienza. Ecco, credo, perlomeno la mia opinione, è che sia importante anche evitare l'aspetto fideistico,
Cioè, noi non siamo una religione che abbiamo bisogno di un percorso di salvataggio dell'aldilà paradisiaco. Cioè, non è che l'alchimista purifica se stesso perché così avrà il beneficio del Signore Creatore, ma deve avere la coscienza, essendo l'uomo l'unico essere dotato di libero arbitrio, di prendere coscienza e reintegrarsi nell'assoluto, ma evitando, non so se riesco a spiegarmi. Sì, sì. No, l'unica, diciamo, precisazione è che il libero arbitrio per l'uomo è una conquista, perché è un dono, è un dono, no? come scrive Dante. Come potenzialità, qualsiasi uomo può acquistare il libero arbitrio, però in realtà la maggior parte non ce l'ha, perché praticamente è condizionato da tutta questa serie di archetipi ripetitivi, involutivi, che lo spingono a comportarsi sempre nello stesso modo. E non prende coscienza del proprio libero arbitrio, è questo il punto. Ma sì, quindi deve anche lavorare su quelle forze che gli impediscono di veramente esercitare questo libero arbitrio, cioè, perché purtroppo più delle volte vediamo la maggior parte delle persone purtroppo che sono sempre in quel circolo vizioso da cui non riescono più a uscire, proprio perché sono prese queste forze ripetitive, archetipiche, che possono sicuramente, se raffinate, canalizzate in sua direzione, portarli verso l'alto, ma altrimenti sono ripetitive, insomma, come la natura, che la natura è ripetitiva. Lavorando nel proprio Atanor con il vitriol, si dovrebbe riuscire ad avere coscienza di crescita, perlomeno sì. Questo è il principio. Bisogna lavorare su queste forze, diciamo, sgrossarle, compensarle fra di loro e poi piano piano acquisire quell'energia tale per poter veramente utilizzare il libero arbitrio, se no è solo teorico. Sì. Ok, grazie, scusami. Niente. Vorrei chiederti un'ultima precisazione. Sì, perché stai qui. Sì, no, ma infatti io mi rifaccio a te, a tutto quello che avrai maturato in tanti anni di pratica e di riflessioni sulla pratica. Ma la prima scintilla, consapevolezza di poter fare questo lavoro alchimico, come si è sviluppata? Cioè, se l'assoluto non ha coscienza di sé, come ha potuto una mente umana concepire qualcosa di più? Come ha potuto concepire una mente umana di poter essere una specie di cellula dell'assoluto e che doveva, col suo lavoro su se stessa, esprimere l'assoluto? Cioè, questo è il cortocircuito che mi scatta nella mente così. Ma perché? Perché noi, nella nostra mente umana, un po' limitata, consideriamo le cose sempre con un prima e un dopo, ma in realtà questa cosa non c'ha un prima e un dopo, è un po' circolare, è un eterno presente, capito? Quindi non c'è un prima e un dopo, non c'è prima Dio e poi l'uomo, oppure prima l'uomo e poi Dio, è un eterno presente. E lo so che è difficile, ti sta venendo mal di testa. No, è che nelle religioni rivelate oppure nelle tradizioni, comunque io ho letto da qualche parte che Ermete Trismegisto era un altro nome del dio Thoth. Del dio? Thoth. Sì, è stato identificato anche col dio Thoth, sì. Però mi sembra che sono tutti espedienti della mente umana per travalicare appunto questo impasse, perché a un certo punto, se le religioni rivelate si basano sui profeti o sui messie, e l'alchimia, forse questo che qualcuno, io ho visto solo due dei precedenti incontri, cercava di dire, ma andando indietro, ma è cambiato, ma si è evoluta, cioè, come dire, ma c'è stato qualche nuovo profeta che ha aggiunto un pezzetto, no? Cioè, io l'ho visto così, l'ho interpretato così, perché effettivamente si fa fatica, lontano passato, qualcuno un giorno si è svegliato e ha detto, oh, allora è come Buddha che ha avuto l'illuminazione, la stessa cosa. No, diciamo, non c'è stato nessun personaggio come Buddha o come Gesù Cristo, no. E diciamo, tanto Ermete Trismegisto è una figura mitica, tant'è vero che poi spesso, sai, ad esempio nel Rinascimento, nell'umanismo, quando ancora
non si avevano delle nozioni storiche ben precise, lo si considerava una specie di profeta antecedente a Mosè, eccetera, eccetera. Però poi alla fine in realtà è una figura mitica, perché si ha bisogno, no? Soprattutto in certi periodi, di identificarsi un qualche cosa, un qualcuno, eccetera. Però in realtà, come dicevo prima, non ci sono delle figure di questo genere nell'ermetismo alchemico. Ci sono tanti operatori che ognuno ha portato a sello qualcosa in più nell'interpretazione, soprattutto nell'operatività, nella comprensione di questi fenomeni, di questi processi. Però in effetti quando si va verso dal molteplice, verso la dualità, eccetera, ma si va verso l'unità, verso l'assoluto, la nostra mente umana comincia un po' ad arrancare, anche sul concetto del tempo, di causa ed effetto, perché tutto diventa uno. Quindi quando tutto diventa uno, ha voglia a capirci qualche cosa. Per cui il tempo non è più lineare, come diciamo sul piano esistenziale, che dal passato attraverso il presente va verso il futuro. Quando si passa a dei piani più sottili, metafisici, diventa circolare. Poi quando si va verso l'uno, verso l'assoluto, è un eterno presente. Quindi tutti questi ragionamenti esistono fino a... L'assoluto è un connubio inscindibile tra essere e non essere. Cioè è un qualche cosa da cui poi, in effetti, l'assoluto, quando emana se stesso attraverso il principio, allora sì, si apre tutta una serie di dualità e di molteplicità che portano poi al piano esistenziale che conosciamo noi. Però bisogna risalire dalla molteplicità, dalla dualità fino all'unità, e lì certi concetti sono anche difficili da razionalizzare. Posso dire una cosa su questo? Sì. Nel momento in cui io ragiono razionalmente su come questa signora, no? su questi aspetti, effettivamente si entra in un loop molto... Si entra? Non ho capito. Si entra in circoli viziosi, no? Quindi non si riesce effettivamente ad arrivare. Invece, forse, almeno nella mia esperienza personale, quello che più mi ha avvicinato a comprendere che cosa possa essere, sono state delle esperienze diverse, cioè dei momenti in cui raramente mi è capitato di avere, non so, delle aperture del cuore, dei tuffi al cuore, magari nella natura, in un momento particolare della mia vita, con qualche persona, perfetto, in cui ho percepito qualche cosa, proprio quello che stavo per però dire non riesco a descrivere, sì, o a razionalizzare, che si avvicina però a quello che tu dicevi. Sì, esatto, proprio quindi quello che stavo per dire io. Sì, certi concetti che cerchiamo sentatamente di spiegare razionalmente, poi quando uno ha queste esperienze cosiddette spirituali di unità, di unione, no, con l'assoluto, questa grande intensità, questa grande che si possono poi sviluppare o sul piano o sul centro emozionale, come questo grande amore, no, per tutti, oppure sul piano intellettuale, queste grandi visioni, queste grandi prese di coscienza che poi è anche difficile spiegare, o anche sul piano sensoriale, come sensazioni che percepisce il corpo, allora uno dopo dice sì, anche se non riesco a spiegarlo molto bene, questo concetto di unità lo comprendo, l'ho sentito, metabolizzato dentro di me, insomma. Cioè, sì. Posso dire che l'ho sentito, non che l'ho capito. Sì. Ho sentito, l'ho percepito. Sì, si sforza anche di spiegarlo filosoficamente, razionalmente, questi discorsi che facciamo, ma ci si avvicina in maniera molto parziale. Ma posso fare una domanda, Giorgio? Cioè, sì. Come si spiega l'imperfezione? Partendo da un principio assoluto, quindi insomma, perfetto, no? Cosciente o meno. Perché tutta questa imperfezione nel genere umano, nel sistema universale in generale, non si vede poco di assoluto, cioè continua distruzione, sofferenza, imperfezione, male? Ma si vede questo assoluto, questo spirito, perché l'uomo, perlomeno certe persone, certe
certi gruppi non smettono mai di avere questo desiderio di ascesa, di trasformazione verso lo spirito, no? Quindi c'è sempre questa tendenza che va verso il basso, questo diciamo, aspetto più legato alla quantità, alla materialità, e però c'è poi una controspinta, diciamo di inferiore come quantità, ma molto superiore come qualità, che porta sempre verso l'alto le certe persone. Quindi c'è sempre, no, il sublime nell'uomo, nell'umanità, e sì, purtroppo la parte più meschina delle terre, vedere. Ed è questa a cui mi riferisco, cioè almeno la favola consolatoria delle religioni orientali, più o meno tali come religioni, perché alcune sono delle filosofie, la favola consolatoria di dire: ah, ma sai, un bambino nasce in Africa, muore a 6 mesi di malattie orribili o di incidenti assurdi, con delle sofferenze atroci, perché era destinato. Il karma, perché c'era un karma No, perché era destinato tipo una scolaretta, no? Che deve imparare a forza di prendere bacchettate sulla mano. Certo. E quindi questo un po' è un giustificato. Ma come la spiega l'alchimia, sta sofferenza gratuita di un bambino che muore a 6 mesi invece? Ma non c'è da spiegare nulla, perché noi concepiamo le cose secondo il nostro concetto di giustizia, di... No, di sofferenza, non giustizia, sofferenza. Cioè proprio la sofferenza, che senso ha in un bambino di 6 mesi? Ma diciamo, è la stessa sofferenza di una persona adulta, non c'è molta differenza. Perché quando il raggio creativo, emanativo, dai piani metafisici scende nella materia, diciamo, ci sono tutte le contraddizioni di una materia che è imperfetta, che è deteriorabile, che è mortale. Quello che può rendere degna di essere vissuta una vita di questo genere, segnata appunto dalla malattia, dalla fatica, dall'ingiustizia, eccetera, è proprio questo amore con la maiuscola verso il piano spirituale, verso la nostra origine, no? Che ci può completare. E questo lo condividiamo sicuramente, però di fatto rimangono delle contraddizioni, cioè la materia è imperfetta, ma non è emanazione dell'uno? Certo che è emanazione dell'uno, ma attraverso tutte le varie discese di intensità, di frequenza energetica, poi questa perfezione si perde. Bisogna risalire a quella perfezione. E quindi è pensabile una serie di interregni e non un passaggio, qualora vada bene, diciamo così, dopo la morte fisica del corpo? Non c'è solamente il passaggio verso l'uno o la dispersione, ma ci sono una serie di interregni o frequenze, ottave, ma via via sempre più vicine a quella forma. Sì. Però tu devi considerare che in fondo tutto quello che noi vediamo è soltanto una proiezione dell'assoluto. Noi non siamo poi reali fino a un certo punto. Cioè tutta questa cosa qui non è reale, è un sogno. Però fa male. Anche quando tu puoi sognare e star male, in effetti, questo è vero. Però in realtà, se uno ci pensa veramente, è soltanto un sogno. Sì, chiaramente sì. Noi siamo composti fisicamente dal 98% di energia, di materia, è veramente pochissima. No, è un sogno, è il sognatore è l'assoluto. Noi siamo i personaggi del suo sogno. Beh, era un sogno imperfetto, quindi certo. Siamo, non da poco, siamo, no? emanazioni dell'assoluto in Sof. Bisognerebbe tirare fuori un po' di assoluto, cioè, voglio dire, di Kabbalah. Il problema qual è? Che noi ci identifichiamo tanto in questo sogno, no? Ci sono tante storielle anche orientali dove c'è quello che sogna di essere questo, quell'altro, eccetera, e poi dopo si risveglia e dice: ma qual era il sogno? Questo o quell'altro? Cioè, qual è la vita reale? Questo o quell'altro? No, possiamo così anche noi. Sì, va bene. Sì, esiste un problema ontologico comunque di base, no? Dell'imperfezione. Quindi, vabbè,
e avrà mangiato pesante l'altro ieri, no? Dei tempi, nella notte dei tempi. Allora, d'accordo, grazie Giorgio. No, niente. Va bene. Posso chiedere un chiarimento? Giorgio, giusto un chiarimento, ma il compimento della grande opera, quindi consiste... La grande opera. In maiuscola. Esatto, consiste quindi nel raggiungere questa riunificazione e mantenerla in uno stato costante, diciamo, e vissuta sempre. Praticamente la grande opera è quando tu ti senti l'assoluto. Cioè che il tuo pensiero, la tua coscienza è il pensiero e la coscienza dell'assoluto. E quindi l'obiettivo dell'artista... Non sei più tu che agisci, che pensi, che agisci, ma è l'assoluto. Quindi ipso facto diventi, raggiungi questa possibilità di sopravvivere alla morte. Esatto, quindi l'obiettivo dell'alchimista è raggiungerlo in vita, questo stato, diciamo. Per forza, in vita. Quindi mantenerlo così. Una volta morto, caro mio, non hai più il corpo e la coscienza per realizzare questa unione. Bene, comunque, quindi diciamo... sono tutte belle parole, poi dopo quando si comincia a lavorare su se stessi si va avanti passo dopo passo, proprio diciamo in maniera molto molto terra terra, insomma, senza tanti voli pindarici. Posso fare un'osservazione velocissima o tardi? No, quell'immagine la vedremo magari un'altra volta, dimmi Raffaele. Era solo per dire questo, io quelle poche volte che ho avuto la sensazione di avere una connessione con l'assoluto, con qualcosa di più elevato, di superiore, sì, è stato in un momento in cui ho evitato di giudicare la situazione, la mente calma, anche se la situazione all'esterno era abbastanza tragica. Sì, però ho cercato di non far entrare la solita emotività e quella calma mi ha fatto vedere anche una sorta di bellezza in quello che vedevo praticamente. Addirittura ci sono stati dei momenti in cui la rabbia la sentivo proprio nel petto, è salita su e dopo si è trasformata in una sorta di quasi compassione, non so neanche io, delle sensazioni totalmente diverse da quelle abituali, ecco, osservando bene questa emozione, stando nella consapevolezza di quello che succedeva e non lasciando andare la mente a dire questo qua mi ha rotto le scatole, le solite cose ripetitive che uno ha nella ordinaria, diciamo, quindi capito questa, cioè la come dire, questa consapevolezza o presenza, quello che ti pare, insomma, di quel momento, ha fatto sì che osservando bene l'emozione negativa, anche negativa, però si è sciolto qualcosa ed è come se fosse salito verso il cuore, non saprei dire, quindi ho avuto una percezione totalmente diversa di quella situazione in circostanze analoghe in passato. Una cosa che non riesco sempre a replicare, però comunque, diciamo, molto più spesso rispetto al solito, ecco, da quando ho cominciato a fare un po' di lavoro su me stesso, ecco questo. Solo una piccola esperienza molto... Sì, ma infatti gli alchimisti quando parlano di corpo di gloria, di patrimonio mentale superiore... Di intensità legata al piano spirituale, parlano di queste cose, cioè di in un certo senso creare un complesso di memorie come questo, molto compattato, che quello che sopravvive alla morte, cioè non mica tal cosa per strane, no? Il corpo di gloria si forma proprio attraverso tutte queste esperienze spirituali che, diciamo, si assemblano l'una all'altra per creare questo corpo di gloria che può sopravvivere alla morte e poi entra a far parte della tradizione. Questo tuo lavoro entra a far parte della tradizione anche a disposizione di altri a cui possono attingere attraverso un corso collettivo. Non so se mi sono spiegato. Giorgio, posso fare una domanda? Dimmi Paola. Intanto mi ci trovo con quello che ha appena detto Raffaele, cioè sono cose che sono difficilmente spiegabili, però se le provate... Quelle rimangono memorizzate, no? Vengono memorizzate... Sì, hai proprio questa sensazione, è che lì per lì non pensi assolutamente a questa cosa, adesso ne stiamo parlando, quindi... Sì. Probabilmente sì, mi riconosco in quello che dici anche tu, Giorgio, però...
in quell'attimo lì non pensi al fatto che rimanga nella memoria. Comunque la mia domanda era sugli archetipi. Sì. Come si collocano? Cioè fanno parte anch'essi dell'assoluto? Sono delle emanazioni dell'assoluto. Cioè l'assoluto, quando è in atto, cioè è emanativo, lo chiamiamo principio, no? Principio. E questo principio, attraverso una prima materia, si dispiega attraverso varie potenzialità, varie energie, varie qualità, vari elementi, fino ad arrivare alla materia vera e propria, la materia diciamo inorganica, organica, e questi archetipi te li ritrovi dappertutto, insomma. Non so se mi spiego. Sì, sì. Okay. È come la luce, no? La luce di per sé è bianca, no? Poi attraverso la diversa frequenza vibratoria su cui si rifraggono sulle cose diventano rosso o giallo, verde, eccetera. Questi sono gli archetipi, però sono semplicemente delle diverse emanazioni a frequenze diverse dell'assoluto in atto. Perfetto. Sono l'assoluto, indubbiamente. Sì, sono emanazioni, diverse emanazioni, perché c'è un piano fisico, materiale, un piano metafisico, dove si manifestano questi archetipi, e poi un piano spirituale, dove diciamo c'è l'uno, c'è l'assoluto. Grazie. Avrei una domanda, se possibile. Possibilissimo, ciao. Ecco, non so se mi sentite. Ciao a tutti, grazie di avermi accettato, è la prima volta che sono qui, molto molto interessante. Avrei un po' le idee un po' così confuse. Ti ho rotto le scatole io, Giorgio, è un verbo come la sottoscritta, Bruno. Sono un amico di Paola. Io avrei... Sì, dimmi. Avrei una domanda molto molto generale. Diciamo, nella via alchemica... è identificabile un piano esoterico e un piano esoterico, e se la risposta è affermativa, quali sono le finalità e gli obiettivi del piano esoterico e quelli del piano esoterico? Cioè, uno che si approccia a una via di questo tipo, fino a che punto può arrivare senza avere l'assistenza, diciamo, diretta di un maestro tramite anche un'iniziazione? Se è poi così effettivamente? Sì, sì, sì. Adesso esoterico, esoterico sono quei aggettivi che servono, che distinguono una conoscenza, diciamo, accessibile a tutti, senza grossi sforzi, senza, appunto, come dicevi tu, in certi casi iniziazioni, invece una conoscenza riservata a pochi, per cui per accedere occorre fare un certo tipo di percorso. Ma diciamo che l'alchimia è una conoscenza esoterica, di esoterico non c'è nulla, soltanto che non ci sono forme di iniziazione con maestri, come dicevo prima io, ma ci sono forme di auto-iniziazione, cioè nel senso che uno un po' alla volta passa di livello, scatta qualche cosa per cui... aumenta il grado di consapevolezza, aumenta il potenziale energetico e via di seguito. Certo, ci sono, non è che uno questa strada se la inventa da solo, cioè c'è la necessità di leggere dei testi, magari di frequentare persone che ne sanno un po' più di te, e all'inizio possono consigliare sul piano operativo. Sì, non so se ti ho risposto. Ok, bene. A questo punto ci sono altre domande? Allora, l'immagine la guarderemo la prossima volta. Chi è? Manuela. Sì. Posso farti una domanda? Perché stavo rivedendo, adesso ne hai riparlato ancora, il discorso dell'emanazione. Sì. Volevo una conferma. Possiamo dire che se l'uno è l'assoluto, il due, quindi la prima materia, è l'antimateria? Ah, ecco, sì, allora, diciamo, perché allora se allora, nell'assoluto la dualità è solo a livello
virtuale, c'è questo binomio inscindibile di essere o non essere. Poi questa dualità virtuale nell'emanazione si sviluppa. Quindi okay. Da una parte c'è un principio, dall'altra parte c'è una materia prima, no? Una materia abissale, oscura, cioè, caotica, eccetera. Okay. Poi c'è il mercurio, c'è l'anima del mondo, poi ci sono, c'è una serie di archetipi da una parte e dall'altra, c'è il secco e l'umido, e via di seguito, fino ad arrivare al maschile e al femminile, ad esempio, tanto per fare un esempio più terra terra. Quindi okay. Le emanazioni, diciamo, dispiegano in tutta evidenza questa dualità, questa molteplicità che poi si sviluppa appieno nella complessità della vita e anche nella sua imperfezione, no? Come si diceva prima, anche nelle sue parti che noi ripetiamo ingiuste, dolorose, spesso incomprensibili. E però fa tutto parte di questa emanazione, di questa proiezione dell'assoluto che si proietta fuori di sé per conoscersi e prendere coscienza, sempre in un processo temporale che è eterno, che non c'è un inizio. Mi ricorda molto, la Kabbalah. Ah, certo. Come certo. Tipo di... Sì, c'è questa parte della Kabbalah che è al di là del velo, che non è diciamo, comprensibile dalla mente umana, e c'è quella parte dell'albero sefirotico che invece diventa comprensibile. Sì, abbastanza, sì, il concetto non uguale, ma abbastanza simile. Bene. Vi ringrazio per l'attenzione, nonostante l'ora tarda, siete qui ancora ad ascoltare, attenti. Grazie. Grazie mille, buona serata.